Ciao a tutti amici di Docenda e bentornati in un nuovo episodio dedicato alla nostra città di Victoria con City Skylines 2. Vi faccio vedere qui una bella panoramica della zona più pulita del mondo. Sto scherzando. Allora, innanzitutto, ho letto tutti i vostri commenti negli scorsi episodi. Ringrazio tutti quanti per il supporto, i suggerimenti, che insomma sono molto utili dal momento che ci sono alcuni temi che secondo me non ho ancora afferrato al 100%. Tu che cosa vuoi qui? Mi vuoi dire che vuoi andare a casa a piedi? Non puoi usare un elicottero. Ma vorrei sapere come fa a sedersi il tipo che vive qua, su questo tavolino. Come ci arriva quel trampolino con lancio dal paracadute? Si arrampica sulla montagna, arriva a casa del vicino e poi si tuffa? Oh, chi lo sa? Chi lo sa? Ad ogni modo, nello scorso episodio abbiamo fatto una buona linea di metropolitane che, almeno a livello teorico, mi dovrebbero aiutare a smaltire un pochino di traffico di veicoli piccoli. Tra l'altro, fuori dalla registrazione, ho anche aggiunto tre linee di pullman che mi fanno la zona simmetria, università e dalla stazione della metropolitana di Strada Verde, che è praticamente la zona commerciale di Simmetria, va alla zona industriale. Quindi vuol dire che praticamente, per farla breve, la gente che vive a Simmetria può adesso andare a lavorare in pullman, e chi non vive a Simmetria può prendere la metropolitana, che so, da università o da Shanghai e spostarsi. In questo episodio mi piacerebbe moltissimo dare un'occhiata al Chirper, prima che lo compri Elone Muschio e lo trasformi nel Xer. Voglio capire, Liliana, lo smog è semplicemente insopportabile, qualcuno dovrebbe dover occuparsi di tutto questo inquinamento atmosferico. Avete notato che non ci sono case disponibili? L'ho aggiuntato, mettiamo un cuoricino. Mi piacciono davvero tutte le opportunità per il tempo libero che offre questa città. Mi piacciono tantissimo le nostre case. Allora, guardando il Twitter, sembra che abbiamo un problema di inquinamento. Già sembra, cioè, non lo so, lo sappiamo pure. E quindi se vado a vedere la zona, adesso vediamo qui, inquinamento del terreno, partiamo da questo. Guardate l'inquinamento del terreno che la zona industriale produce. Tanto anche vicino a delle fattorie, che non è una furbata gigante, però vabbè. Se andiamo a vedere l'inquinamento atmosferico, è pure peggio, perché, ok, qui abbiamo l'inquinamento di alcune delle estrazioni, che però, raga, qui l'inquinamento atmosferico è basso, ma in questa zona è altissimo. E in questa zona è altissima. La centrale a carbone, la CEC 99, forse andrà decommissionata prima o poi. Avevamo un problema di traffico, che però qui abbiamo risolto. All'americana abbiamo aggiunto più corsie. Che poi leggevo che questa non è una cosa che risolve il traffico. In realtà, più corsie si aggiungono, se ovviamente il traffico lo sostiene, semplicemente più gente prende quelle strade e quindi le strade si ingorgano ancora di più al cuore di bottiglia successivo. Però vabbè, facciamo finta di niente. Nessun accesso pedonale? Ma scusami, amico mio, e qua c'è l'accesso pedonale. Io adesso questa casa la butto giù, non l'ho dedicata a nessuno. Poi oggi vi dedico anche qualche cosuccio. Oppa là là. Allora, guardate l'abusivismo edilizio. Tu butti giù una casa e questi pirati dell'economia moderna ne costruiscono tre nello stesso spazio. Incredibile, incredibile. Allora, in questo episodio vorrei risolvere i problemi della nostra società e vorrei anche migliorare la qualità della vita della nostra città. Perché se da un lato abbiamo fatto molta fatica all'inizio con i servizi, dall'altro, ora che abbiamo un'industria sviluppata, anzi, tanti tipi di industrie sviluppate, guadagniamo praticamente 1.200.000 dollari al mese. Li investiamo in servizi e qualità della vita ovunque, non soltanto Chinatown, no, Shanghai, scusate, o Jafar, o università, ovunque. Quindi, i palazzi di uffici hanno tanti, cos'è che dice? Spazi vuoti. Allora, se io guardo Shanghai non è come l'ho immaginata. All'inizio pensavo che Shanghai sarebbe stata un po' più, come dire, grattacieli. Sì.
Invece adesso vedo che praticamente c'è soltanto richiesta di casette povere, suburbane, piccoline, che rendono questa città molto simile appunto a una triste città americana. Io tanto mi sono anche un pochino lamentato di questa cosa, però giustamente un utente mi faceva notare, guarda che in realtà se tu guardi lo stile delle case è nord europeo, ed è vero. È più che altro l'architettura urbana che è molto nordamericana con questi quadratoni, è anche vero, ti ho chiamato simmetria apposta. Però se cerco magari di migliorare la qualità della vita qui, magari mi cresce anche la richiesta di strutture un pochino più avanzate e magari ci riusciamo. Qua come va l'autostrada? L'autostrada qui è molto tranquilla, però vedo che qui ci sono macchine che escono bene, ma non ci sono ancora mezzi pesanti, vero? Ok, un altro feedback che mi avete dato è: ma sei sicuro che per fare gli allevamenti serva il terreno fertile? Questa è la prima cosa che andiamo a controllare, quindi adesso ci buttiamo in gioco, veramente, e andiamo a vedere se io prendo il pollame, lo metto veramente a random adesso, ok? Metto qui una fattoria di pollame che poi non andiamo a prendere. Guardate qua, risorse raccoglibili qui, 0, 0, 0, 0. Vedete che dice sempre 0 kg? Cioè, quindi la domanda che mi faccio è, adesso questa cosa la cancello, quando leggo 0 vuol dire che non lavora il bestiame? Oppure banalmente vuol dire non puoi raccogliere cereali, ma il bestiame non ha bisogno di cereali, quindi pazienza. Ok. Seriamente? Ma questa è la cosa più stupida che abbia mai visto. Cioè, c'è sta gente che ha la precedenza, qui c'è la gente che deve girare a sinistra, qui c'è la gente che deve andare avanti, che ha lo stop. Ma questa è una roba che io ho importato dal gioco, cioè non... E doppia corsia, sì. Imbottigliati dal traffico, sì, ha ragione l'utente qui. Pezziamo una bella rotondina. Pezziamo una bella rotondina che toglie il dolore. La metto anche qua per rendere le cose simmetriche. Metto una rotonda qui perché almeno le persone che escono riescono a inserirsi nel traffico e poi entrano. Adesso qui c'è un ingorgo che si deve un pochino sbrigare, ma poi la cosa dovrebbe funzionare. Perché guardate, altrimenti qua la colonna che va in ingresso alla città, dimensione sta raggiungendo, non ha senso. Ok, comunque ad ogni modo, una cosa che voglio iniziare a sviluppare subito è questa, la strada del cedro, perché questa è una strada vera e propria che poi si può collegare sia all'università sia a sia a simmetria, e qui iniziamo a mettere dei servizi. Fammi vedere che servizi interessanti potrei mettere. Allora, qui potremmo mettere un ospedale che costa 1,8 milioni, però noi gli ospedali ne abbiamo. Noi non abbiamo un ospedale in città, abbiamo cliniche, ma un vero e proprio ospedale. Andiamo a dare un'occhiata alla sanità. Allora, disponibilità di pronti crematori, passa. Disponibilità di assistenza sanitaria, buona. E cimiteri, buono. Però abbiamo qui una clinica, qui il cimitero. Il fatto di mettere le cliniche e i cimiteri insieme nella stessa visuale, ho capito il senso, però... E poi abbiamo il sacro cuore di Ordonno. Serve un ospedale, ragazzi. Serve un ospedale, io lo farei all'università. Guardate, qui c'è il deposito della metropolitana, qua c'è il college Duchessa di Benevento. Io, se piazzo un ospedale in questa zona, ho il trasporto pubblico che mi porta qui. Purtroppamente qui non ho una stazione della U-Bahn. Non ho una stazione della metropolitana. Qui c'è una stazione della metropolitana. Se l'ospedale lo mettessi in questa zona, in qualche modo, avrebbe senso. Potremmo piazzare l'ospedale in questa zona, per esempio. Puoi distruggere queste case. Andrebbe a servire una gigantesca area, oppure sto pensando ad alta voce, ma mi piace tenere queste parti nel gameplay perché rimugino sulle varie cose. Lo mettiamo qua e buttiamo giù
paio di edifici, niente di spettacolare. Oppure semplicemente ancora una volta lo piazziamo in questa zona. Raga, mettiamo qui l'ospedale. Mettiamo qui l'ospedale e la prima cosa che faccio, metto da un lato la stazione del bussolo e dall'altro pure. E iniziamo a fare... scusate, uno, due, tre, quindi questi, i pullman che collegano l'ospedale poi si fermano tutti anche alle stazioni della U-Bahn. E poi torni indietro tu. Cioè, facciamo semplice. Questo collega già moltissime persone. Questo è un anello. Messi uno dalla parte e uno dall'altra della strada, giusto per evitare. Poi si chiude, ok? Questa la coloriamo. E l'ospedale lo coloriamo di verde. Verde medici. Verde. Ecco così. Con mascherina un pochino stagionale. Merda. Fermi tutti. Cosa diavolo sta succedendo? Le foglie sono intasate. Andiamo immediatamente a vedere le statistiche e andiamo sull'idrica, andiamo sull'acqua. Merda, non è gestione dei rifiuti, è gestione delle acque. Esportazione di liquami, trattamento dei liquami, produzione 202, elaborazione 200. Siamo al limite. E una parte della città sta già implodendo. Ok. Allora, per adesso i liquami li stiamo tutti buttando sotto la Old Town. Potremmo fare una cosa seguente. Potremmo buttare i liquami anche altrove, oppure concentrare tutto qui sotto Old Town e qui poi costruire un impianto di trattamento delle acque. E probabilmente questa è la cosa che sa da fare. Il tubo di scolo qui lo attacchiamo momentaneamente alla strada, togliamo la pausa, andiamo a vedere adesso. Questo dovrebbe partire con un 100.000 in più e adesso vediamo cosa possiamo comprare. Purificazione chimica costa soltanto 12.000, guardate, mantenimento 4.000 dollari al mese, purifica già l'acqua, lo impostiamo subito su tutte e tre. E poi abbiamo un'altra di potenziamento, il serbatoio di sedimentazione extra. Aumenta il flusso di acqua e riduce la quantità di liquami che vengono espulsi. Costa, allora, con un investimento di... Perché non ci sta? Perché mi dici in acqua? Ah, deve star dietro. Scusate. Vediamo se prendo i pollici in giù anche sulle altre case. No, sì. La Old Town, ragazzi, purtroppo con lo scarico dei liquami avanzato perde. Però facendo così, togliamo la pausa adesso. Il trattamento dei liquami sale a 300.000 metri cubi al mese e tra le varie cose adesso dovrebbe essere più efficiente. Era una cosa che bisognava fare. Però dobbiamo fare qualcosa anche sull'inquinamento, assolutamente. Allora, qua dice c'è un pullman senza veicoli. Possiamo costruire altri depositi, ma sicuramente. Non avevamo fatto un deposito di pullman proprio in università, o sbaglio? Ok. Banchine aggiuntive. Mettiamo la ricarica dei bus elettrici qua. Secondo me va aumentata proprio la capacità dei bus. Stazione degli autobus. In questa zona li possiamo mettere, visto che è una zona abbastanza stazione barra autobus. Mettiamo così. E ci andiamo a mettere gli autobus elettrici, chiaro, il garage extra che mettiamo da parte, mentre da questo lato andiamo a mettere la stazione di ricarica.
Quindi praticamente facendo così stiamo potenziando il traffico di bus elettrici in città e ci sta, ci sta, ci sta. Allora, questa era il primo, la prima cosa che volevo fare e la seconda. Andiamo per favore a collegare l'ospedale all'università. Poi scendiamo a Shanghai, però a Shanghai ci fermiamo in centro e basta, perché tra l'altro il centro qui non ha, qui la metropolitana, ma non ho il pullman. Vorremmo fare una stazione pullman qui vicino alla metro, che tra l'altro è vicino al municipio. Europea coperta, dai, una, anzi una e due, questa la eliminiamo. Ok, e adesso prendiamo la linea dei pullman che mi fa ospedale, ospedale università, fa il giro qui, va bene. Shanghai 1, allora lo possiamo mettere qui, poi qui, poi torna indietro. Ah, bellissimo. Allora andiamo nella zona. Ok. Mi piace sta cosa. Nella zona della curva, chiamiamola così. Poi torniamo indietro e poi ritorniamo ad agganciarci qui all'ospedale. Ok? Quindi questa è la nuova linea ospedale, quindi grigio, magari un po' più scuro. E adesso, ragazzi, faccio l'ultima, che è la stessa cosa che va al contrario, spero di ricordarmi. Ok, adesso abbiamo 12 linee e prendiamo questo verde ancora più scuro, e quindi adesso abbiamo le varie linee che vanno all'ospedale, che vediamo poi alla fine quanto andrà a cubare. C'è una cosa che mi fa particolarmente paura, che è il trasporto merci, perché il trasporto merci viaggia tutto su ruota e mi va ad ingolfare l'autostrada, ma al 100%. Qui Old Town è buona. Qui con le due rotonde abbiamo risolto praticamente il problema del traffico. Qui c'è un ingorgo, non capisco perché. Perché le macchine si tagliano la strada l'una con l'altra. Vabbè, ma allora figlio mio. Prendiamo le autostrade e facciamo una tre corsie e la mettiamo così. Vediamo se impostando la tre corsie sin dal principio andiamo ad aiutare questi simpatici amici. Quindi quando arrivano in città, quando arrivano da questa parte, iniziano a posizionarsi. Poi, vabbè, quello fatto anche storta, tra l'altro. Porca miseria, c'è la pausa. Scusate, ma io faccio un po' pietà, ma a tutto c'è un limite. Ok, adesso abbiamo raddrizzata. E poi adesso, se questi sono furbi, non si tagliano la strada stando in prima corsia e poi virando tutto a destra alla fine. Se sono furbi, c'è il cartello, quando sono qua iniziano a mettersi sulla destra e poi escono fluidi. Sono tre corsie, sta cosa dovrebbe funzionare, ma il problema è il traffico pesante. Il problema è il traffico pesante, che è un problema. Che è un problema. Siamo riusciti a due corsie, così eventualmente si sgorga di più. Arriviamo bene. Torniamo in ospedale, signori. Allora, abbiamo fatto questa bella opera architettonica, per adesso abbiamo soltanto due pazienti, meglio così, però intanto la nostra città conta di un ospedale avanzato e questa cosa ci fa bene. Poi in questa zona andiamo a vedere la raccolta di rifiuti. Il centro di riciclaggio non mi interessa, la discarica non mi interessa, anche perché non sono sicuro, cioè non so se vale ancora quel problema, quel bug che buggava le discariche, insomma.
Università, college, scuola media, scuola elementare. Però adesso qui le cose vanno relativamente bene. Caserma dei Vigili del Fuoco. Fa vedere, sì, qui ce n'è una piccina. Io potrei metterne una anche un po' più grande, però magari non qui. Polizia pure, i mezzi ci sono. Iniziamo a costruire magari qualche parco. Allora, un altissimo hotel monumentale dallo stile classico che ha resistito alla prova del tempo. Più attività ricreative al chiuso, mantenimento 160 al mese, attrattiva 115. Se io costruisco un gran hotel, ho un giardino botanico. Miglioro tantissimo l'attrattiva di una zona. Io sarei dell'idea di farla a Shanghai, sta roba. A meno che noi non costruiamo un nuovo quartiere completamente che abbia proprio come obiettivo quello di essere il quartiere di lusso dei grattacieli, tra virgolette, o la zona dove si vive meglio. Domanda, dove? Qui c'è una zona teoricamente che si potrebbe sfruttare. Se io faccio un pochino di lavoro di, come si chiama? Di terraforming, lo potrei sfruttare, però non è gigante. In alternativa a tutta questa zona nuova, però non mi piace molto come si sviluppa perché è vicino all'autostrada. Forse potrebbe essere un'idea quella di sviluppare la città da questo lato. Perché no? Se sviluppiamo la città da questo lato, qui ci starebbe veramente molto bene. Tutta una nuova zona residenziale, ma bella. Qui c'è una ferrovia. E addirittura poi potremmo fare la ferrovia passeggeri e qua sopra a questa altezza fare lo scalo merci. Questa era la mia idea iniziale, lo scalo merci qua dove c'è anche l'autostrada e poi collegare la zona industriale allo scalo merci e all'autostrada in modo poi da eliminare più avanti i problemi. Comunque qua, mancanza di manodopera altamente qualificata è un problema gigantesco. Io vado a potenziare a questo punto l'università. Cos'è sta cosa? Adesso qui c'è il parco, se faccio così spendiamo 320, ma praticamente abbiamo costruito una nuova ala dell'università. Perché no? Facciamo che vi dedico qualcosina, cosa dite? Allora. Antonio Exavulis mi chiedeva, ma il municipio, puoi chiamarlo Palazzo Exavulis? Ma perché no? Ma certo, lasciamo il nome municipio, però direi Palazzo Exavulis. Vulis, in onore al tuo nickname, ma anche alla nostra serie dedicata ai bizantini. Cosa te ne pare del nostro nuovo palazzo? Cosa dici? Poi c'era CHRSPQR che voleva una delle raffinerie, voleva chiamarla Publio Licinio Crasso. Secondo me tu ti riferivi alle due raffinerie, intendi questa. Allora, questa non sarà più la Alkenes Cracking, ma sarà la Publio Licinio Crasso Oil. Mi piace molto sta cosa. Non so se ti piace l'idea. E poi avevamo un'altra richiesta, sempre della zona petrolifera. Questa risale all'episodio 12. Allora, sia Serpico Femt, sia fammi vedere chi era l'altra persona. Simone Orsini, mi chiedevano, intitola l'isola dei petroli a Greta. Uno diceva Greta Memorial Plant e l'altro diceva il Greta Thunberg. Allora, va bene, facciamo, allora questa qua sarà la Greta's Extraction. Non uso il nome perché mi avete suggerito due nomi diversi, quindi io ne uso un terzo, però dedicando a entrambi questa cosa. E poi in ultimo, ma non per importanza, Royal History, che è abbonato al mio canale da ben un anno, Royal, io ti ringrazio tantissimo, mi diceva, intitoliamo la nuova strada sull'isola al padre della patria, Vittorio Emanuele II. Va bene, quindi questa sarà Strada della Valletta, diventerà Via Vittorio Emanuele II. Ok. Su Vittoria, Vittorio ci sta.
Perfetto, perfetto. Ora vi ricordo che se siete abbonati potete lasciare tranquillamente un commento sotto questo video, richiedere uno o due o tre, quello che volete, edifici, case, strade, e io molto volentieri per i prossimi episodi assegno. Allora, andiamo ad assegnare però a questo punto, vedete che c'è molta richiesta di commerciale. A me piacerebbe adesso assegnare il commerciale un po' più ad alta intensità qui. E vedete che la strada del cedro inizia a questo punto a costruire. Questa sta diventando una via abbastanza intensa, perché prima sembrava uno spazio vuoto, vi ricordate? Adesso invece qui abbiamo possibilità di fare dei bei negoziotti. Tipo qua sta uscendo un Oceanport Pharmaceutical, che immagino poi smercino le medicine all'ospedale, immagino. Lo so. E un'altra cosa che può essere davvero utile, allora, il giardino botanico è un'enorme serra contenente una splendida vegetazione proveniente da tutto il mondo. Ecco, questo va costruito per migliorare la qualità della vita. Io questo lo voglio fare a Shanghai, il giardino botanico lo voglio fare a Shanghai. Quasi quasi mi viene voglia di prendere questo parcheggio e buttarlo via. In alternativa, guardate cosa potremmo fare. Potremmo abbattere delle case. Qui c'è la scuola di polizia che, vabbè, scuola di polizia è una stazione di polizia, ma la stazione di polizia si può spostare volendo. E poi potremmo abbattere un paio di case e fare il giardino botanico, oppure creare spazio altrove. Ad esempio, qui abbiamo un deposito manutenzione parchi. Secondo voi, se io mettessi qui il giardino botanico, potrei mettere in questa posizione, guardate, abbatte due case, il deposito manutenzioni lo spostiamo un po' più a sud, niente di spettacolare, e qui le due strade, ai noi, ci salutano, ma noi guardiamo... che culo! Non so se ho cambiato... non so se perché ho messo il giardino botanico a Shanghai, ma siamo diventati città piccola, 2,5 milioni, e soprattutto una cosa importantissima, 15 tile adesso per espandere e creare la nuova Victoria con tutti i servizi e la qualità della vita. Chiudiamo. Qui c'è il giardino botanico, tra l'altro. Adesso possiamo fare il National Gallery of Art. Wow! Guardate che meraviglia sta cosa. Mettiamoci davanti anche un parco a questo punto, voglio dire. Il giardino botanico. Mettiamoci un parco un po' davanti che faccia da... il parco del giardino botanico. Benissimo, bello bello bello, ma soprattutto ragazzi, città piccola, Grand Bridge, parcheggi sotterranei, parcheggio automatico addirittura. Non ce la faccio per un punto, cazzo, volevo la centrale, ragazzi, volevo la centrale nucleare. Volevo la centrale nucleare, non ho detto niente perché ho detto faccio la sorpresa, servono 12 punti, io ne ho 11. Possiamo andare però sul solare, prendendo le batterie d'emergenza. Io posso andare o sull'idroelettrica o sulla geotermica o sul solare. E noi volendo potremmo fare una bellissima centrale solare su un'isola che ci va a sostituire il carbone e trasformiamo e facciamo la svolta ambientalista di Victoria. Io avrei voluto fare il nucleare, ragazzi, però mi ha fame. Sblocca il solare, vediamo un po' come va. Impianto trattamento delle acque potrebbe essere un'idea. L'istituto di ricerca, a parte che non ho più punti, ma non lo vorrei fare, vediamo. Trattamento dei rifiuti, sugli studi potremmo fare il centro di ricerca geologica, aiuta a scoprire grandi giacimenti sotterranei di minerali e petrolio, non male. L'università di medicina non è male, questo lo tengo fermo perché potremmo farlo. Deposito degli elicotteri antincendio pure. Banca centrale, cosa? Dopo la polizia c'è la banca centrale. Ufficio dei servizi segreti. Aeroporto! Aeroporto! Quanta roba! Parchi grandi, server farm, struttura di smistamento della posta già sbloccato. No,
Scusate, no. Allora, andiamo con ordine, dai. Sull'energia abbiamo fatto. Sulla ricerca voglio il centro di ricerca geologica, lo voglio. E poi ancora due punti che vado a piazzare sul trasporto d'aria, non posso sui parchi grandi. E adesso praticamente abbiamo la possibilità di costruire un bel quartiere avanzato, che potrebbe essere il quartiere dell'alta tecnologia, se vogliamo. Lo possiamo mettere qua sopra, ok? Come? Mob, lo spiego. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E con questo sblocchiamo 10 tile. Ci parte mezzo milioncino, ce ne frega niente. Perché adesso noi abbiamo la zona della Old Town, la zona industriale. Noi potremmo fare una strada, e non una strada, però alla fine sarà questa che ci porta dall'altro lato, a meno che non vogliamo fare poi un'uscita dell'autostrada in questa zona. Devo prendere questa uscita, devo prendere questo tie e questi due e fare un'uscita che fa tipo tangenziale, no? che rientra in questa area. Sì, è fattibile, oppure ancora meglio, guardate, l'ingresso autostradale lo facciamo dall'altro lato. Qui c'è un'autostrada che entra, semplicemente facciamo uno snodo, un'uscita e si entra nel nuovo quartiere qui. Piccolissimo, giuro. Inquinamento atmosferico uccide tutto, ci uccide tutta sta cosa. Quindi prima di iniziare a costruire qualsiasi cosa qui a nord, serve fare la transizione ecologica. E adesso noi vediamo di andare a prendere l'energia, le batterie d'emergenza, ok? Pannello solare. Adesso vediamo. L'inquinamento acustico è alto, per questo noi le facciamo lontane. Genero elettricità dalla luce solare, questa viene accumulata all'interno di batterie durante il giorno e poi alimenta la rete durante la notte. Allora, un centrale solare, un pannello mi fa 15 MW e capacità 50. La centrale a carbone mi fa al momento 20 MW. Quindi se ne vado a fare due, dovrei, e sono grosse, col cavolo che riesco a farle sulle isole, col cavolo. Dovrei veramente, no, devo trovare una zona adatta per le centrali solari. E la zona adatta è questa, vicino all'autostrada, lontano da tutti e da tutto. E penso che poi servirà. Aspetta che forse provo a vedere se riesco a girarle. Immagino che serva una strada e poi la connessione. Ok, facciamo così. Andiamo a prendere le strade grandi, una strada a strade medie in realtà, dai. Tre corsie. Qui facciamo, ormai avete capito che io sono un appassionato di rotonde. Facciamo una rotonda. Qui facciamo una bella strada media e la portiamo in questa direzione. Aspettate che vorrei trovare il parallelismo, ma non mi fa vedere l'indica nulla. Facciamo così, qualcosa di questo tipo, ok? E in questa zona spendiamo adesso 3 milioni di dollari e costruiamo due centrali. Cos'è il problema? Linea elettrica non collegata, chiaramente. Creiamo i due mega hub solari che ci riempiranno di energia. Come la colleghiamo? Allora, cavi dell'alta tensione, sotterranei per l'amor di Dio. 1, 2, attaccati. Qui mettiamo una stazione di trasformazione. Qui mettiamo ancora il cavo dell'alta tensione sotterraneo, per l'amor di Dio, che va ad attaccarsi. E poi prendiamo i cavi della luce che sono già collegati alla strada. Questo dovrebbe bastare per collegare adesso i mega pannelli solari. Greta!
Questi dovremmo dedicarli a Greta, ragazzi, non le cose inquinanti, scusa. E qui praticamente adesso, se vado a vedere, abbiamo una disponibilità di elettricità altissima, produzione 581 MW, consumo 88. E questo vuol dire che possiamo decommissionare la centrale Jack 99, però acqua insufficiente, ok? Scusate. Stazione di pompaggio del... Guarda che bellezza. Io qui vado a fare una bella stazione di pompaggio delle falde acquifere. Però ho bisogno di una strada. Avrei bisogno di una strada per questa stazione di pompaggio. Però qui dobbiamo scendere. Andiamo qua. Vedete che qui non ho nessuna falda acquifera qui. 42%. Vi voglio vedere se posso utilizzare meglio. 95% questa zona vicino all'università, quindi perdonatemi. Oddio, credo di aver crashato il gioco. Allora, chiaramente il gioco è crashato quando non avevo ancora costruito niente qui della centrale solare, il che va bene. Però non avevo neanche comprato questa zona, ma fortunatamente avevo già sbloccato la città piccola, la centrale solare, e mi mancava probabilmente il parco grande che adesso sblocco adesso. E adesso ho salvato. Allora, dal momento che è una ripetizione, è così, questo lo facciamo dopo. Andiamo a rifare velocemente. Ok. Quindi qui adesso abbiamo l'elettricità e ne abbiamo davvero tanta. Dobbiamo recuperare anche più acqua. Quindi facciamo una stazione di pompaggio che andiamo a piazzare direttamente in questa zona. Perché qui siamo su una falda acquifera. E la stazione di pompaggio ovviamente non fa piacere agli abitanti di università, però mi permette, tra l'altro fammi vedere se posso potenziarla. Riduce la quantità di agenti inquinanti, certo. E pompa aggiuntiva, no, questo non ci serve. E quello che volevo fare, questa sarà la centrale solare adesso, Jack 99 1, e la centrale solare Jack 99 2. Quindi Jack, adesso tu hai due centrali solari. Purtroppamente andiamo ora a prendere la centrale a carbone Jack 99, carbone di qualità, e l'andiamo a disattivare. È fuori servizio per adesso. Il che vuol dire che abbiamo stoccato un po' di roba, ma la stiamo mantenendo. Io direi che la possiamo cancellare, ma prima di cancellarla, veramente prima di cancellarla, voglio vedere quanta disponibilità di elettricità abbiamo. Sì, vedo che stiamo esportando molta elettricità. Questo è positivo, quindi possiamo cancellarla. Ed ora in poi produciamo elettricità completamente green a Vittoria, perché non bruciamo più nulla. E sarà figata, eh? Due centrali. In realtà ne sarebbe bastata probabilmente una. Adesso vedete che qui abbiamo le stelline, perché insomma c'è meno inquinamento ad Old Town. E se andiamo a vedere l'inquinamento atmosferico, questa nube gigantesca, pian piano si andrà un pochino a sistemare, e anche questa industria vedrete che pian piano sarà anche meno tossica, ok? Qui c'è addirittura una linea elettrica non collegata. Ah, perché qui c'è la linea elettrica sotterranea, credo. Esatto, che si collegava all'esterno, ma ormai noi vendiamo. La domanda che mi faccio è: perché esportazioni soltanto 60? Questa è la domanda che mi faccio. Non è che per caso stiamo esportando soltanto Rosignano perché non è collegato quell'esterno. Riduce di molto l'inquinamento atmosferico prodotto dalla centrale. Il filtro di scarico, installiamolo. Sì, io credo che non stiamo esportando, quindi linea elettrica ad alta intensità. Fammi cliccare qua, adesso non so quanto ci costa tirare sto cavo, 12.000, 10 oggetti sovrapposti.
Perché oggetti sovrapposti? Perché stiamo passando dove c'è la metropolitana, forse? No, perché stiamo passando dove ci sono linee. Ok. Devo pensarci, ragazzi, a come collegare qua, perché insomma dovrebbe essere un grosso problema. A meno che noi la facciamo, facciamola ancora meglio, guardate. Se si collega, non possiamo andare ancora più in profondità. A questo punto, guardate, c'è niente di sovrapposto. E ci costa quel che ci costa, chi se ne frega. Qui siamo a meno 40 e poi torniamo a meno 10 e clic. Giusto, siamo collegati adesso. Sì. E dopodiché andiamo a collegare anche Rosignano qui. Forma non valida oggetti sovrapposti, ok. Fatta un'altra delle mie. Poi cancello quel tubazzino lì fuori, ma perfetto. Guardate le esportazioni adesso. Esportiamo 321 MW di gas naturale e di solare. Spettacolo, spettacolo assurdo. E questa robina qui la possiamo cancellare, giusto? No, perché è sotterranea. Ah, ma allora avevo fatto già una cazzata. Ok, chiaro. Perfetto. Allora, non sto guardando tantissimi tweet adesso, scusate, scusate, però ci sono edifici crollati, credo che servirà magari costruire qualche struttura che faccia manutenzione. Poi datemi sempre dei suggerimenti, ragazzi, perché mi state salvando la vita, ho sempre dei commenti spettacolari. Un abbraccio a quello che mi ha scritto che rubo le immagini perché uso l'intelligenza artificiale, si è disiscritto. Amici miei, abbraccio tutti e auguro amore e benessere a tutti quanti. Ok, magari lo passi, costa 35 dollari al mese. Ok. Io direi che abbiamo già tutta la base per il prossimo episodio. Avete visto che dopo il crash non ho più ricomprato questa zona perché, ripensandoci, mi sono detto, ma andiamo a vedere come poi si sviluppa l'inquinamento. Vedete che adesso comunque la chiazza di inquinamento della centrale a carbone sta rimanendo, magari servirà un po' di tempo per mandarla via. Qui non si è ridotto tantissimo l'inquinamento degli scarichi, anche se ho reso la cosa un po' più efficiente. Quindi sì, è stato un episodio, se vogliamo, all'insegna dell'efficienza energetica e del green, ma secondo me vedremo gli effetti più avanti. Io adesso quello che vedo è la cosa seguente. Vedo richiesta di case, industrie, commercio e vedo la possibilità di svilupparlo in un nuovo quartiere e vedo anche 2 milioni al mese commercio su servizi, tariffe, imposte, cioè guadagniamo un sacco di soldi, quindi la città adesso deve crescere. Siamo passati già a 21.500 abitanti, quindi il potenziale c'è. Un'altra cosa che e poi vi saluto. Stavo pensando, secondo me potrebbe essere un'idea anche quella di vedere se è fattibile. Se fosse fattibile, se non si sa ancora, mettere uno scarico merci. C'è un porto praticamente sul fiume. Vabbè, non sarebbe una cattiva idea perché guardate che poi. Se ad esempio ce l'avessimo qui sopra, in questa zona, per cui abbiamo le due zone industriali, potremmo fare lo scarico merci con il treno sopra e avere traffico di materiali via fiume e via treno e poi quindi buttiamo via anche i camion e vaffanculo e quindi anche l'inquinamento dovuto al traffico scende. Questa è l'idea. Voglio vedere la produzione velocemente. Petrolio, adesso siamo esportatori netti. Sui beni materiali esportiamo un sacco di roba. E quello che ci fa guadagnare più di tutto è ancora la carta. Sui beni immateriali abbiamo l'industria dei media, o dei media, se vogliamo dire alla latina. Ristorazione, intrattenimento e attività ricreative. Queste sono i surplus e come servizi ci fanno guadagnare
penso quel milioncino lì che vedevamo prima. Amici e amiche, grazie per essere rimasti con me. Andiamo in modalità foto e nascondiamo la user interface, perché guardate che bello. Un tempo avevamo una Victoria che era tutta nube di fumo, che qui rimangono. Però se la guardiamo in questa prospettiva, inizia a essere quasi una Victoria ecosostenibile, raga. Non mi capacito più di me stesso, ma sarò diventato bravo? Lo vediamo nel prossimo episodio. Un abbraccio, a presto.